Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. Nel Partito Democratico, accanto alla campagna elettorale per le regionali del prossimo 10 febbraio, corre anche la campagna elettorale per le primarie per la scelta del nuovo segretario. L'ex governatore D'Alfonso appoggia Martina e si dice sorpreso di quella che chiama teologia della discontinuità, il servizio di Giovanni Minicozzi. La recente visita a Pescara del candidato alle primarie del PD Maurizio Martina, organizzata dal senatore Luciano D'Alfonso, è stata l'occasione per parlare anche delle imminenti elezioni regionali. L'ex governatore ha sposato pienamente le ragioni di Martina e, nonostante qualche imbarazzo dovuto alla dichiarata discontinuità con D'Alfonso, anche quelle del candidato presidente della coalizione civico-democratica Giovanni Legnini. Martina credo che rappresenti la risorsa, la bravura di cui abbiamo bisogno in questa fase, sia i democratici italiani, il centrosinistra, ma anche quella esigenza di cambiamento che prima o poi caratterizzerà con forza l'Italia. Perché ritengo che lui abbia le qualità giuste in questa fase e quella che si introdurrà nelle prossime settimane? Perché è un pacificatore. Una personalità come Martina, secondo me, aiuterà il ritrovamento delle certezze, delle appartenenze, dei radicamenti e delle solidità di partito e della politica. Ho letto alcune dichiarazioni di qualche competitore di Martina che sostanzialmente l'accusa di essere la continuità con Matteo Renzi. Ma se si scava, ognuno di noi ha qualche elemento di continuità. Soltanto in Abruzzo adesso c'è una specie di teologia della discontinuità di cui parleremo presto, al momento opportuno. Se uno scava, poiché è già esistito ieri e l'altro ieri, di sicuro ha da raccontare qualche continuità. Il punto è quanta capacità ha, uno, di organizzare la società, due, di stabilire una graduatoria di priorità, tre, di organizzare il giudizio sulla classe dirigente corrente. Martina ha queste caratteristiche. Poi non ci si può chiedere di nascere, morire e di rinascere. Io, per esempio, ho cominciato a fare attività politica nel Novecento, non sono pentito. Spero di avere sempre l'attrezzatura culturale per capire il fatto nuovo e soprattutto di poterlo accompagnare in una chiave di democrazia, di innovazione e di partecipazione. In Abruzzo invece la candidatura di Giovanni Legnini in qualche modo si presenta come discontinua alla sua azione di governo regionale. Ma quella di Legnini è una candidatura non solo la migliore possibile per il centro-sinistra, è la candidatura che serve in questo momento in Abruzzo per aiutare il passo ulteriore dell'Abruzzo. È una risorsa di competenza amministrativa ed istituzionale che non ha inimicizie, perché si è potuto conservare in quel ruolo di responsabilità costituzionale che non doveva dire sì e no e non doveva scegliere e parteggiare. Poi ha messo in campo dentro di sé, nel suo zaino, una quantità tale di esperienza che di sicuro sarà utile nei prossimi 60 mesi. Serve una classe dirigente capace di fare scelte difficili e non scelte che lisciano il pelo della pancia dalla cinta in giù. Pieno sostegno a Giovanni Legnini da parte sua, quindi. Ma il sostegno si esprime attraverso la ricerca di candidature, la produzione di consenso e anche la battaglia per fare in modo che insorga crescentemente il favore dei cittadini. È quello che ho fatto in questi 30 anni di attività a 16 ore al giorno. Io non sono soltanto contento, sono convinto che sia una necessità. Nella giornata di ieri la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha visitato il capoluogo di regione. Nel pomeriggio incontro con i sindaci sulla questione ricostruzione post-terremoto 2009-2016. Il servizio di Daniela Rosone. Una giornata intensa, quella aquilana di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, partita con la visita alla SPE, eccellenza aquilana, proseguita con l'incontro al progetto case di Pagliari di Sassa con una famiglia di Amatrice e terminata a Palazzo Fibbioni con l'incontro con i sindaci del cratere. Qui sono state evidenziate, davanti al candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio e al sindaco Biondi, tutte le criticità e i problemi del doppio cratere sismico. Il sindaco di Montereale,
liberale, Massimiliano Giorgi ad esempio, ha ricordato l'efficacia del modello L'Aquila del 2009, a fronte invece, ha detto, dell'inconsistenza e dell'inadeguatezza di quello dei terremoti più recenti 2016-2017. Pratiche alla mano, ha evidenziato, i numeri sono drammatici. Una vergogna nazionale, l'ha definita Giorgi, perché ancora non si mette mano neanche alle riparazioni di alcune abitazioni B. Spopolamento evidente, tessuto sociale ormai ridotto a zero. E il dramma delle seconde case che reggevano il turismo, con le persone che avevano appunto la seconda casa in questi territori pur vivendo a Roma, e questo reggeva l'economia di tanti paesi dell'Aquilano. Da Pizzoli in su, in definitiva, tanti comuni rientrano in entrambi i crateri e i problemi dunque sono un po' di tutti. Il sindaco di Ocra invece, Fausto Fracassi, ha evidenziato l'architettura della governance con gli uffici speciali che, ha detto, secondo lui avrebbe potuto funzionare se ci fosse stata più precisione nell'attribuzione dei ruoli e delle competenze. Tra l'altro i sindaci hanno chiesto un impegno parlamentare affinché nella cabina romana di regia possano esserci anche loro, così come accadeva nel terremoto del 2009. Da parte della Meloni e di Marsilio la promessa di un interessamento anche rispetto a queste tematiche molto importante per i territori. Ed ora torniamo ad occuparci di maltempo, torna il gelo in Abruzzo, in particolare in provincia dell'Aquila, con il picco di 27,8 gradi sotto lo zero registrato ai piani di Pezza, 1450 metri di quota, e quanto emerge dalle rilevazioni della rete meteo dell'associazione meteorologica Caput Frigoris. Le temperature nell'Aquilano sono precipitate, con temperature minime registrate nella notte sotto lo zero. Ed ora torniamo a Pescara. 40 anni fa veniva assassinato a Milano il giudice pescarese Emilio Alessandrini. Oggi il ricordo del magistrato nel corso di una cerimonia che si è tenuta in piazza Unione. Venerdì ci sarà invece un convegno in tribunale a Pescara con i figli delle vittime del terrorismo. Per noi Paolo Renzetti. Sicuramente questo anniversario tondo e importante mi colpisce, perché c'è senz'altro stata una particolare attenzione dei media e dei giornali. Io in questi 40 anni naturalmente ci sono stato e ho visto che, insomma, per attraversare la notte della Repubblica, cioè il terrorismo e la sua eredità, c'è stata molta strada da fare per molti anni, ma io direi per molti decenni. Tutto questo sarebbe stato impensabile, in quanto un velo d'oblio era caduto su quella stagione. C'è stato il caso di Cesare Battisti qualche settimana fa, che ha riportato in auge quella stagione. E allora noi cerchiamo sempre di fare memoria, perché la memoria è una cosa importante in una comunità, perché insomma la violenza politica c'è stata in questo paese, è stata una cosa orribile, bisogna raccontarla per quella che è stata, appunto, non per così pulsioni giovanili e romantiche per cambiare questa società ingiusta, ma l'idea di ammazzare le persone, di utilizzare le pallottole, il piombo come quello degli anni 70, appunto, per tentare un sovvertimento democratico delle istituzioni repubblicane, perché di questo parliamo. Lo Stato ha risposto, ha sconfitto il terrorismo, lo ha fatto con le leggi ordinarie, quindi senza dover ricorrere a stravolgimenti dei principi, che è una cosa importante, io credo, in una democrazia. Oggi ogni tanto si affacciano teorie nuove, anche un po' complottiste, circa, come dire, quegli anni. Io penso che la lettura dello storico sia utile per inquadrare il contesto, ma poi i processi e le responsabilità penali sono un'altra cosa, e lì ci vogliono le prove nei tribunali. Venerdì 1 febbraio i lavoratori della TUA SPA, società di trasporto regionale, incroceranno le braccia per 4 ore. Lo sciopero è stato annunciato dalla FILT CGL Abruzzo e Molise per gravi motivi di carenza di organico e degrado infrastrutturale degli autobus e dei treni. Il contributo di Tania Bonici Castelli. La FILT CGL Abruzzo e Molise annuncia uno sciopero di 4 ore dei lavoratori della società regionale TUA SPA, previsto per venerdì 1 febbraio. Per il sindacato l'elenco dei disservizi e delle problematiche sarebbe infinito e giustificherebbe la dichiarazione di sciopero.
Tra i principali motivi per i quali i dipendenti della TUA incroceranno le braccia si fa riferimento alla cronica carenza di personale, alla carenza di mezzi, autobus e treni e al degrado infrastrutturale, come spiega Franco Rolandi della FILT CGL Abruzzo e Molise. Lo sciopero è stato indetto per il 1° febbraio, è uno sciopero di 4 ore e interesserà la fascia oraria che va dalle 9 alle 13. Lo sciopero è stato indetto per contestare sicuramente una situazione organizzativa indecorosa da parte della Società Regionale dei Trasporti. Assistiamo purtroppo quotidianamente, ormai da diverso tempo, a disservizi che attengono soprattutto la soppressione delle corse che dovrebbero essere garantite all'utenza. Noi stiamo parlando di un diritto che è quello della mobilità, che è un diritto sancito dalla Costituzione. Io ricordo che TUA espleta servizi sia su gomma che su ferro. Noi abbiamo assistito, ad esempio per il trasporto ferroviario, a una soppressione di circa 100 corse nei primi 8 mesi dell'anno. Quindi stiamo assistendo a disservizi che attengono anche la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio. Appare paradossale che un'azienda che si vanta di essere tra le prime 10 aziende d'Italia non metta nella condizione i cittadini di poter acquistare i titoli di viaggio, quindi cittadini che sono di fatto autorizzati a viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici, perché l'azienda ha sostanzialmente modificato i criteri e le modalità di distribuzione dei titoli di viaggio e le rivendite sono rimaste sprovviste di titoli di viaggio. Analogamente stiamo assistendo anche alla chiusura delle biglietterie, una delle quali una chiusura ha interessato proprio la provincia di Teramo. La biglietteria di Giulianova nei prossimi giorni non sarà più aperta nelle giornate festive e nelle stesse giorni feriali verrà chiusa anticipatamente rispetto agli orari fissati nei giorni precedenti. Quindi tutta una serie di disservizi che ovviamente attengono anche la sfera contrattuale, i rapporti con il personale, le relazioni industriali, anche se noi paradossalmente stiamo più evidenziando gli aspetti che riguardano i disservizi all'utenza piuttosto che questioni che magari potrebbero riguardare migliori condizioni anche retributive del personale di TUA. Atto intimidatorio fuori dal Tribunale dell'Aquila nei confronti della Presidente del Centro Antiviolenza delle Donne, l'avvocatessa Simona Giannangeli, bucate con un punteruolo le gomme della sua auto. Vediamo. Uscita dal Palazzo di Giustizia mi sono accorta che le 4 gomme dell'auto erano a terra, una chiara espressione della sottocultura violenta, maschilista e retrograda contro la quale lotto da oltre 25 anni. A denunciare l'episodio avvenuto ieri dopo le 11 vicino al Tribunale dell'Aquila è l'avvocatessa aquilana Simona Giannangeli, presidente dell'associazione Donatella Tellini Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila e avvocato dello stesso centro. Ho richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia, ha raccontato la Giannangeli, e gli agenti intervenuti hanno constatato che in realtà le gomme erano state tagliate con una specie di punteruolo. Già il 9 gennaio, sempre all'esterno del Palazzo di Giustizia, avevo rinvenuto una gomma a terra. Ad una verifica si è stabilito che era stata spezzata la valvola. So che queste azioni squallide e meschine sono state compiute, ha detto la Giannangeli, da chi non conosce altro strumento che quello dell'intimidazione. Questi atti vergognosi non mi faranno desistere dal continuare a svolgere il mio lavoro con coerenza e determinazione, contro ogni forma di sopraffazione e violenza. Questi atti vergognosi rafforzano ulteriormente il mio convincimento della necessità di lottare fuori e dentro le aule di giustizia contro ogni forma di violenza maschile e contro le donne. Questi gesti non mi intimidiscono né mi faranno arretrare di un passo. A chi mi chiederà come faccio ad essere certa che il responsabile sia stato un uomo, dirò che lo so e basta, ha concluso la Giannangeli, che ha incassato la solidarietà massima da parte di tantissimi aquilani per questo attacco vile. Ed ora ci occupiamo di sanità. Dopo la riattivazione del pronto soccorso e il ripristino di medicina, l'istituzione delle unità operative anche per l'area chirurgica segna un altro passo avanti per la riapertura dell'ospedale di Atessa. A dirlo è il sindaco Giulio Borrelli.
Dopo la riattivazione del pronto soccorso e il ripristino di medicina, l'istituzione delle unità operative anche per l'area chirurgica segna un altro passo avanti per la riapertura dell'ospedale di Atessa. A dirlo il sindaco del capoluogo sangrino, Giulio Borrelli. L'aggiornamento dell'atto aziendale della ASL, che riconosce le unità operative per l'area chirurgica di Atessa, sottolinea il sindaco, aggiunge un altro tassello al riconoscimento del San Camillo dell'Ellis come presidio di area disagiata e rafforza l'attività del pronto soccorso. Per il primo cittadino è un fatto positivo ma non conclusivo, infatti l'amministrazione comunale non smobilita, avverte Borrelli, finché queste decisioni aziendali dell'ASL Lanciano-Vastochieti, che applicano delibere della giunta regionale, non troveranno piena e concreta attuazione. Per il sindaco di Atessa a fare la differenza è il territorio unito, che nonostante incomprensioni locali ha rivendicato e sta rivendicando un proprio diritto previsto dalla legislazione vigente. Per questo obiettivo ci siamo battuti e continueremo a farlo, insiste Borrelli, al di là delle circostanze future, chiunque possa essere da febbraio alla guida della regione, come da impegno preso con gli elettori atessani. La battaglia prosegue, conclude il sindaco, per chiedere al prossimo consiglio regionale una maggiore attenzione verso tutti i piccoli ospedali abruzzesi, che passa anche dalla revisione dell'attuale legislazione nazionale. Di qui l'appello alle diverse forze politiche a guardare oltre la campagna elettorale e a non dividersi in sterili polemiche nell'interesse delle comunità locali. Ed ora torniamo a Pescara, dove l'amministrazione Alessandrini con l'assessore alla mobilità Marco Presutti sta studiando una nuova viabilità per il centro della città. L'obiettivo è rendere la città più vivibile con meno smog. Vediamo. Assessore Presutti, parte una nuova piccola rivoluzione nel traffico di Pescara, ci saranno nuovi sensi unici. Ma allora, la cosa importante è che dopo più di 10 anni l'amministrazione ha fatto in modo che si elaborasse un piano generale del traffico urbano. Invece di fare un po' delle sorte di sperimentazioni, alchimie con improvvisazioni, si è proceduto a un lungo lavoro di analisi dei flussi di come funziona e di come non funziona il traffico nella nostra città. Sono stati gli operatori nazionali che l'hanno studiato e rispetto a questo hanno elaborato, sulla base della diagnosi fatta, uno studio per rimediare i problemi storici e cronici. In questi giorni su Corso Vittorio Emanuele c'è un solo senso di marcia per dei lavori urgenti, qualche disagio per i cittadini c'è stato? E ognuno di noi, se fa dei lavori a casa sua, sa che nei giorni in cui si lavora qualche problema c'è. Lì c'è sempre da domandarsi come sia stata fatta quella strada, che già dopo pochi giorni già era malorata e rovinata. La situazione non è più sostenibile, si sta provvedendo a risistemare la strada, c'è qualche lieve disagio, ma l'alternativa era tenere la strada con le buche, quindi forse è meglio il disagio temporaneo e la soluzione. Andiamo ora a Ripa Teatina, dove si è svolta un'iniziativa dedicata agli anziani e non solo, per la prevenzione dell'osteoporosi. Domenico Palmieri, continuate le vostre visite nei centri della regione Abruzzo, oggi siete a Ripa Teatina, che giornata è questa per la prevenzione all'osteoporosi? Sì, continua questa esperienza in giro per i comuni abruzzesi per fare appunto prevenzione per l'osteoporosi. Oggi è un giorno anche un po' particolare perché questa cosa la facciamo in collaborazione con il centro anziani del comune di Ripa, quindi a maggior ragione ancora più dentro e più vicini alle persone che hanno bisogno appunto di fare prevenzione per l'osteoporosi. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che sono stati gli artefici di questa giornata, con Confartigianato Sanità, con il dottor Basile, con la signora Paola del centro anziani e soprattutto col comune nella figura di Roberto Luciani, che d'altronde è anche un mio caro amico e ringrazio in modo particolare. È importante per noi fare questa giornata qui a Ripa, speriamo che il comune ci inviti di nuovo a controllare i nostri pazienti dopo il nostro appunto prescrizioni e i nostri esami densitometrici, e speriamo che queste promozioni per la prevenzione in tema ortopedico vengano sempre più fatte in diversi comuni e che soprattutto questa sensibilità nei confronti di una patologia, a mio giudizio, sociale, visto che ha dei costi importanti nella sanità, quindi la prevenzione dell'osteoporosi vuol dire prevenire anche le fratture, prevenire i tempi di degenza, di ricovero, prevenire soprattutto gli interventi chirurgici, quindi speriamo che questa sensibilità aumenti. Come presidente di Confartigianato Chieti,
infatti abbiamo deciso insieme ai medici specialisti che poi ci saranno d'aiuto nelle varie manifestazioni di riproporre tematiche dedicate in ambito medico e sociale nell'entroterra chietino, e abbiamo riscontrato comunque che nella popolazione le problematiche ci sono e vanno diagnosticate in tempi rapidi. Come Confartigianato Sanità posso soltanto dire che la diagnosi e la prevenzione sono assolutamente fondamentali sul territorio, sia in ambito sociale ma soprattutto in ambito medico. Alessandro Preziosi sarà la guest star dell'aperitivo benefico organizzato per questa sera alle 18.30 presso l'Istituto Acustico Maico di Pescara dall'Associazione Adricesta, che intende così recuperare fondi da destinare al progetto Arredi Pediatria per il reparto pediatrico dell'ospedale civile di Pescara. L'aperitivo è anche l'occasione per festeggiare i 25 anni di attività dell'associazione guidata da Carla Panzino, da sempre accanto ai bambini ospedalizzati per cercare di rendere loro la degenza più lieve possibile. Preziosi, da 15 anni testimonia all'Adricesta e a Pescara per una tappa della tournée dello spettacolo Vincent van Gogh, l'odore assordante, scusate, del bianco. Ed ora andiamo alla pagina sportiva, apriamo con la Serie B. Questo pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara in vista del big match di domenica sera, l'Adriatico Cornacchia contro il Brescia. Sarà in gruppo anche l'ultimo arrivato, l'esterno d'attacco Riccardo Sottil, prelevato in prestito secco dalla Fiorentina. Il presidente Sebastiani intanto è a Milano per l'assemblea di Lega e per gli ultimi tre giorni di calciomercato. Il sogno è quello di portare in riva l'Adriatico un attaccante importante. I nomi sono quelli di Daniel Ciofani del Frosinone e Federico Melchiorri del Perugia. Vediamo. Da una squadra che è nelle zone alte della classifica contro l'ultima della classe ci si aspettava ben altra prova. L'ho appena detto, loro ci hanno messo qualcosa in più, hanno vinto qualche duello, qualche contrasto in più. Perché è mancata la determinazione nel Pescara che invece ha avuto il Livorno oggi? Ma adesso io sono arrivato da poco, quindi adesso non so nel dettaglio che cosa ci manca, diciamo, a questa squadra. So che comunque per vincere le partite di questo genere ci vuole qualcosa in più, la determinazione, la voglia, il carattere, giocare anche un tantino sporco, non essere sempre puliti come di solito il Pescara è stato fino alla partita scorsa. Quindi il girone di ritorno è molto molto difficile. E dobbiamo mettere oltre le qualità tecniche anche le qualità temperamentali. Alessandro, facciamo un passo indietro a qualche giorno fa. Come sei stato accolto dai nuovi compagni con affetto, con simpatia? Tu conosci bene Pescara, è un po' la tua seconda casa. Contento ovviamente di essere tornato ad indossare la maglia biancazzurra. Ma senza ombra di dubbio sono stato accolto bene, e i ragazzi mi conoscono, sanno della mia serietà, quindi non c'è stato nessun problema nell'inserimento. Pescara per me è una seconda casa, spero nel mio piccolo di dare un contributo importante da qui fino alla fine della stagione. Ed ora andiamo in Serie B. In casa Teramo tiene banco il mercato, sta per arrivare il difensore della Giovanna dal Sud Tirol. Ranieri è in partenza direzione Imolese, per sostituirlo dal Piacenza arriverà Emanuele Spinozzi. Nel frattempo il nuovo arrivato in casa Teramo, il difensore Gian Polak, racconta come approdato in biancorosso e svela di aver fatto una vita da atleta anche nei mesi nei quali era svincolato. Ascoltiamo. Per me non era facilissimo entrare, dopo un paio di mesi che non ho giocato, eppure sono entrato all'improvviso perché il mio compagno si è fatto male, quindi pure sono arrivato due giorni prima della partita, quindi non era facile, però siamo riusciti a ottenere questo pareggio su un campo, come ho capito, un campo dove non si vince spesso, quindi possiamo essere abbastanza contenti per quanto riguarda il risultato. Sono praticamente un soldato, quindi mi sono mantenuto benissimo a casa mia, però naturalmente allenare con la squadra è diverso, quindi
Non è che al campo non corri a vuoto, devi seguire avversari, devi capire movimenti tattici, è una famiglia abbastanza grande, la mia figlia più grande inizia ad andare a scuola, quindi non era facile decidere pure il destino della mia famiglia, perché comunque ho 3 bambini e non è facile spostare una famiglia così grande in Italia, quindi ho detto aspettiamo ancora un po'. Rifiutato alcune offerte anche buone, però non ero convinto di andare, quindi per questo motivo anche dopo la stagione, dove ho fatto quasi 40 partite, sono rimasto a casa, però non ero un pessimista, sono una persona abbastanza allegra, quindi ero ottimista che prima o poi una soluzione la troviamo. Rispetto agli italiani, una mentalità un po' diversa, sono molto lineare, molto deciso, molto professionista, quindi spero di portare anche un po' di questi aspetti qui. Il paese mio, abito proprio sotto la montagna, quindi mi piace molto vedere pure la neve, quindi mi sento un po' come a casa. La vittoria di Notaresco ridà linfa alla lotta a salvezza per l'Avezzano. È contento il presidente Luciano D'Alessandro, che ha rivelato di aver chiesto alla squadra prima della partita di dare una svolta positiva a questa stagione. Presidente, un ritorno alla vittoria importante. Oggi siete stati molto cinici tra fine primo tempo e inizio ripresa nel trasformare in gol tutte le occasioni che avete avuto. Sì, oggi siamo stati bravissimi, ecco, siamo stati cinici, ciò che è mancato nelle precedenti partite, anche domenica scorsa con il Giulianova, e questo chiaramente ci fa piacere, insomma. Sei contento anche per aver visto finalmente Sam sbloccarsi? Sì, no, ma sono contento per la prestazione di tutta la squadra. Abbiamo giocato benissimo, palla a terra, tutta la partita, insomma, abbiamo messo in difficoltà una signora squadra, una delle migliori squadre come affrontate fino ad ora, quindi cioè, non possiamo che esserne felici di questo. È un punto di partenza secondo te per le prossime gare, quello che hai visto oggi? Sì, io credo di sì. Prima di inizio partita siamo entrati nello spogliatoio, abbiamo chiesto alla squadra di dare una svolta a questo campionato. Abbiamo detto ripartiamo da qui, tutti uniti, società, squadra e pubblico, e da qui siamo ripartiti. Abbiamo vinto, speriamo domenica di confermarci. E la squadra come è stata dopo questa vittoria, la seconda di questo girone di ritorno, importante anche per la classifica, perché vi risollevate da una situazione un po' complicata? Beh, la squadra sta come stiamo noi della società, come sto io, è felicissima, insomma. Poi ripeto, una vittoria conquistata contro una signora squadra, quindi vale doppio. Poi anche i risultati di qualche altra squadra, di qualche nostra diretta concorrente ci hanno aiutato, quindi va bene così per oggi. Mancava Bruni, avete avuto comunque un apporto importante da Manari, da Samb, i nuovi stanno piano piano integrandosi. Sì, hai ragione, perfettamente ragione, i nuovi si stanno integrando, quindi adesso anche se mancherà qualcuno, comunque chi entrerà in campo e chi scenderà in campo darà il suo contributo. Abbiamo allestito secondo me una rosa di tutto rispetto e possiamo dire la nostra da adesso in poi. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.